Manifestazione davanti alla MOMMA, scendere in piazza con un flash mob il coordinamento degli studenti medi. Abbiamo scelto oggi perché questa mattina in altre regioni i ragazzi delle superiori sono tornati in classe. In Veneto la riapertura dovrebbe scattare il 1° febbraio. Abbiamo pensato che fosse una data simbolica in cui agire e mobilitarci. Uno striscione ed un megafono, i ragazzi hanno chiesto un piano di trasporti pubblici in grado di sostenere le riaperture degli istituti. La risposta del presidente MOM, il piano studiato era già stato predisposto. Per quanto riguarda MOM, a regime noi avevamo previsto il potenziamento di 120 autobus che andavano a completare il parco di oltre 400 autobus che è in dotazione a MOM. Non solo, ma sono state fatte anche delle assunzioni per quanto riguarda il personale di controllo per evitare gli assembramenti. Oltre ai nostri 37 che sono dei movieri che sono sparsi sul tutto il territorio provinciale, avevamo anche 20 persone assunte dall'esterno perché aiutassero in questo periodo i ragazzi a una salita sugli autobus che fosse molto regolata. Studenti che hanno voluto comunque far sentire la loro voce. Siamo qui per dire che dopo appunto totali mesi di incertezza in cui studenti, studentesse, ma anche insegnanti e genitori non sanno bene come muoversi in questa situazione, sono completamente lasciati a se stessi. La didattica a distanza non può assolutamente sostituire la didattica in presenza. Ovvio che il rischio, poi il vero rischio, è che poi questi sistemi emergenziali diventano parti integranti di tutto il sistema educativo. Ma abbiamo visto come il peso della didattica a distanza vada a gravare molto di più psicologicamente e anche organizzativamente sulla vita degli studenti. Vogliamo rientrare, vogliamo tornare in classe, ma vogliamo tornare in maniera sicura. Siamo stufi di essere trattati come burattini, siamo stufi di sentirci dire sì, tornerete a scuola e qualche giorno prima del rientro rimanere di nuovo a casa.